Continuiamo, ragazzi, l'avventura un po', diciamo, difficile da digerire perché è invecchiato maluccio questo gioco. Me lo ricordavo sicuramente più divertente rispetto a quando ci ho giocato all'epoca che avevo la PS1. Però niente, ormai l'abbiamo iniziato e poi comunque proprio per mia memoria voglio giocarlo, voglio finirlo con buona pace delle enormi limitazioni tecniche che questo gioco ha, perché ce le ha rispetto a tanti giochi PS1 che sono ancora tutt'oggi giocabili. Questo qua è un po' così, però va bene, dai, sicuramente tra quelli là meno giocabili dell'epoca. Allora, qui è dove siamo Hey, rimasti let's la get a move scorsa on, shall volta. we? Mi ero salvato qui davanti perché volevo appunto Give me a Jack and Coke any day. caricarmi la vita. Give me a Jack and Coke any day. 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 Scusate, ragazzi, l'unico modo che ho per caricarmi la vita è che non ho medi. Give me a Jack and Coke any day. 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 Give me a Jack and Coke any Comincia a day. diventare leggermente fastidioso. Give me a Jack and Coke any day. Basta. Allora, eravamo rimasti in sta zona nefasta. Non capisco dove andare. Tutto sto macello alla fine ti porta qui. Sweet.
sono rimasto qui, mi sa che mi vedrò un video per capire dove andare perché questo non mi I feel good. perché non so più dove andare, raga. Portale che dobbiamo prendere. Queste sono zone che devo trovare. Quindi... Tutta quella coca. Non so dove andare, raga. A seguire la via canonica, ma del lame, so. You want some of this? Come on. C'era solo questo. Tantissimo, ma ti stampare alle conclusioni. You make a great belt. Mi andrò a controllare un attimo perché questo di qua mi sa che non ha accessi. Essere che ci sta qualcosa di particolare. Thank you.
dear lizard, lizard, lizard. Die, you oversized gecko. Ah, yeah. Perché gli steroidi mi fanno scendere la vita? C'è la protezione. Questa kill fuglietta in coppa vicino a un cartone, chi le sono i miei di là? Chi le deve stare diciamo, a marca PIC, nata male. Te mamma te ne da due o tre, questa non di più. Questa è 60 mm, quando adesso. Ma tanto di solito quando viene un piano già ce l'hanno scritto. This looks familiar. Diciamo che qua ci possiamo venire pure in un secondo momento, tanto non ci serve. Thank you.
Oh yeah. Shut your hole. Time to jet. L'automira sto gioco è impossibile. Smoke 'em if you got 'em. Era questa qui centrale che c'aveva cose da proseguire. Mm.
cacchio si fa ad andare là? Lights out. Ma questo ci riporta qua, però. Manlock, grandissimo Manlock. Come la va? Quanti giorni che non ci sentiamo? Io continuo a non capire dove cazzo devo andare. Sempre problemi di linea, ancora. Allora, di qua no. Di qua no. Lì sotto ci siamo già andati, quindi... domani credo di risolvere. Minchia. Stanno a causare seri problemi, eh. Io farei un reclamo per non pagare sto mese, cioè. Ho sentito la sua mancanza, Sir Venlock. Comunque non ho concluso... Oddio, però... ho spento... ho spento questi tappeti, in teoria. Gee, this looks familiar. Succede.
passato, però vabbè. In teoria ho spento sti cosi. Però anche tu dolce Mellock, seguite Mellock ragazzi, anche se non ha un canale lasciategli un follow. Cazzo, devo andare, sto impazzendo, ragazzo. Il livello mi sta scassando proprio il cazzo. Cioè, ma non possono fare dei giochi così, porco Giuda. Ma come cazzo è possibile che non c'è una mappa che tu puoi guardare per dire, oh, dove cazzo devo andare? Qua? Madonna benedetta. Aspetta, non è che mo si è aperto. Si è aperto il passaggio qua sotto? Senza una mappa, raga, è assurdo, è assurdo. Io non riesco a capire dove cazzo devo andare. Sembra che non vedo più il vetro davanti, sei il cazzo. Ehi, dove minchia sta sta zona? Mi ritrovo, già so. Non è qua. Ok, ho trovato quest'altro. Ok, tutto ok. Ma il terzo dov'è? Quello è il problema. Dove sta l'altro?
Time for another history lesson. Obey or die, si chiama a sto livello. Ora che io devo andare a vedere dove sta l'altro. Io c'ho il blu e il rosso. Ah, ma tu vedi qui. Non ci sarei mai arrivato, raga, mai. Aia. Vabbè, sì. I'll take that. Time to teach history another lesson. Via! Via da qui! E Loc, ti sei perso tutto l'inizio di Resident Evil 7 che sto facendo in serata. È un bel gioco. Non so se tu lo conosci o l'hai già giocato. Breathe.
Con tutto, ma l'ho visto, ok. Beh, allora puoi finire di vederlo da me. Mancano due. Uno. Dove sta? Ah, lo stai continuando. Dove sei arrivato? Bello quel gioco, eh. Devo essere sincero, ma soddisfatto di più adesso che quando l'ho giocato all'epoca. Quando cazzo stavo là? Dai, io e vieni fuori, porco Giuda. Ho sbagliato pulsante. Allora stava, se non sbaglio. L'uscita dove sta? L'uscita dove cazzo sta? Madonna mia, sto gioco. Cazzo di problemi c'ha. No, vabbè. Sta là sopra sicuro. Vedi? Dove il tizio ti mandava l'elicottero. Ho capito, ho capito. Eccola qua. Tacci vostri. Bella quella parte là, è bella. Un po' difficile sparare là perché comunque i movimenti sono. I'm gonna get medieval on your asses. Ma che è? Antica Roma? Oh. Shut your hole.
palestra. Madonna mia, infastidi. Peccato, questo gioco tecnicamente è invecchiato proprio male. Proprio male, male, male. Eureka! Aspetta un attimo, perché i segni di scena sono verso di qua, ok. Gradito un po' di un cazzo di cose. Scusatemi. Grazie, l'ho letto adesso. Sai cosa? Questo che dire proprio. Tiro le asce. Bello. Oh. I hope my hands aren't cold. Le dette, spero che le mie mani non siano. Che cos'è questo? No! Questa è una citazione a Worms Armageddon. Holy Hand Grenade. I feel good. La granata santa, raga. Citazionissima a Worms Armageddon.
fosse qualcosa. Tuffo capriola! Wii! No, cazzo, non so qui. I feel good. Ti sei perso la citazione a Worms Armageddon. Te la faccio vedere, guarda, ho raccolto la Holy Hand Grenade. Se conosci Worms Armageddon saprai che la Holy Hand Grenade è un'arma, una bomba iconica di quel gioco. E quando esplodeva c'è alleluia, bow, c'è proprio un rumore bow potentissimo. Eureka. Oh, yeah. I'll blow you a new hole. Tu lo conosci Worms Armageddon? È un giochino in cui mi fece azzeccare tantissimo palo. Ci facevamo le meglio battaglie sulla PlayStation. Patito di altro, ma neanche me, neanche io ero tanto patito. È un giochino che mi fece conoscere Pulp, che era possibile giocarci in due, quindi pomeriggio assieme ci massacravamo su quel gioco lì, insomma. Who wants bacon and eggs? Chi vuole uova col bacon, ha detto. Little pig, let me in. Sì, che cacchio è una citazione a... Favola dei porcellini. Io ero patito di sto gioco, però non capisco come, perché... Oddio, all'epoca probabilmente era anche giusto, però adesso... Per fare un livello, mica. Un'ora ci vuole, ragazzi. Thank you.
Cazzo deve avere la tua inchiesta? Comunque io pensavo avesse aperto sta... Che sei che è qua? Pensavo avesse aperto quella porta lì. Stava qua dentro la granata santa, eh. Ma ora sei partito di Vivisector, dai. Solo che c'è. I feel good. Handsome guy reminds me of me. Handsome guy reminds me of me. Ma senti. It's good to be king. It's good to be king. Ma anche qua vedo che ci stanno quelle che fanno la lap dance. Whoa, mama. Mama. Questo si prende sto coso. Shiny. Family jewel. Gioiello di famiglia. I riferimenti al... al... pene, sì. Dai, si può dire pene, cacchio. Allora siamo andati. Di sopra come si... ah, la catena c'è, ok. Enough with the hanging around. Ah, là c'è un medikit che non mi serve. Aia, mo mi sarebbe servito, vedi? Ma no. Oh, mamma mia, sono atterrato giusto. My kingdom for a way out of here.
you want some of this? Questo livello sto camminando, ma non ho idea di dove stia andando, I feel good. Magari senza stroppiarsi tutto sarebbe bellissimo. Madonna mia. Facciamo così. Allora. Ah, incredibile, oh. È incredibile. Dimmi un po' di questo, oh. Who wants bacon and egg? Eggs. Che sono tutti morti. No. Uè Minni, buonasera! Già tiri la bestemmia? No, non sto bestemmiando. Why you say that? Oh, qua mi sa che ci vuole il gioiello di famiglia. No, non è un gong che suona. Dottori! Non dovevo manco venire da qua ancora, mi sa, Che due pippe. Suck my boomstick. Bravo Vinny Danger che si informa. A questo punto allora non scendo da qua. Scusatemi. Il gioiello di famiglia dove va? Ah, Melloc mi sa che non conosceva. I feel good. This'll come in handy.
Allora, aspetta. Attraversiamo la porta che abbiamo aperto, porco sì. Nice place. Where's the fridge? Sir Duke kicketh much ass. Sono nell'epoca dei Romani, il Medioevo. Eat that. Cazzo sono, si sbriciolano le pecore, raga. Yippee-ki-yay. Questo gioco è un'ode a Die Hard proprio. C'è una cosa nascosta. Ah, ma è la stessa storia. Malol. Giro e vuoto ti porta sempre alle stesse zone. Comunque prima ho sentito sparare un maiale. Vediamo dove è. Stava qui. Eccolo. Pezzo di merda. That's two. Now where's the final one? Ah, devo trovare tre gioielli di famiglia. Tre pini. Cacchio è là solo. Ah, yeah. Double Duke. Double Duke. Ma che cosa? Ma cosa fanno? Ma That ain't gonna be virgin wool. Le tocca, eh no. Vabbè, copulato, mi lascio sta. Però aspetta un attimo, perché... Pensavo dessero qualcosa, niente, copulate.
Volevo capire dove sta l'altro. E questo secondo me l'altro sta solo sott'acqua. Dove ho tirato tipo quella leva. Quanto dispersivo. Paro cazzo, Duke. Mamma mia. Ma guarda, ritaglie. Qua sotto, perché qua sotto non ho preso nessun diamante, nessun gioiello di famiglia, nessun... da quale maiali pure stanno. Time to jet. I guess pigs do fly. Tanti, perché qua ci deve stare il modo per salire. È di qua, perfetto. No, perché non voglio sprecare il jetpack. Now that's gonna leave a scar. Un'altra granata santa. Alleluia. Boom. No, vabbè, però. I'm practically a jeweler now. Okay. Oh, sì, tre gioielli in teoria dovrebbero funzionare. Oh, funzionare con quella porta. No, raga, però sto cosa che si blocca ogni 2-3. Oh.
Io non vorrei spaccare tutto adesso. Porca miseria, oh. Eppure ce l'avevo sotto, eh. Calm down. Yeah. Lock and load. I guess this means we're engaged. Un'idea. Allora. Oh yeah. Ok. Nulla da spaccare, ci siamo andati. Time to find some damsels in distress. Or out of a dress. Questa parte se la potevano risparmiare. Che senso ha mettermi sti scali? Poi finisce. Family Jewels. Adoro. Che riferimento a quello è. Oh joy, another stank ass dungeon.
You want some of this? Bacon bits. Looky here. What's in those barrels can't be good. Ciao Daniele, buonasera. Come me lo fai a mostrare? Eat that. Sì, sono concentrato perché sto gioco richiede un po' di concentrazione. Che i comandi sono veramente tosti da gestire attualmente. Di cosa si tratta innanzitutto il tuo gioco? Cioè che genere è, cos'è? Ah, ho capito. Ho capito che gioco è, l'ho visto giocare, se non sbaglio l'hanno portato, l'ha portato a emulare Che Passione, giusto? Comunque Daniele Spadoni, in tutta sincerità io non sono proprio avvezzo ai punti e clic. Però ti ringrazio per l'invito, davvero. Getting kinda gassy. Now that's gonna leave a scar. Però guarda, sta ritornando là. No time to waste. Però guarda, te lo pubblicizzo volentieri sulla pagina Facebook, va bene? Almeno questo, dai.
Figurati. No, ma perché mi è dispiaciuto dirti di no, ma veramente io i punti e clicca proprio non. Open Sesame. L'onestà è la virtù dei forti. Beh, insomma, su Twitch l'onestà non è che ripaghi moltissimo, te lo dico proprio sempre onestamente. Però va bene, non te lo può. Ok, infatti. Non è che c'ho proprio. A te piacciono questi giochi qua, tipo Duke Nukem, queste saghe qua. Sei al pezzo al retro gaming. Fatto un gioco in stile Back to the Future. Quello che hai fatto te è abbastanza retro. Preferisco Doom. Daniele, non voglio sembrare ipocrita, non voglio proprio, guarda, ho messo pure pausa perché ti devo guardare bene. Non voglio sembrarti ipocrita, ma ti consiglio di lasciare un follow al mio canale. Ah, ti faccio vedere giusto una cosa che tra l'altro ho finito da pochi giorni. Aspetta, eh. Velloc già sa, perché Velloc mi conosce, quindi sa quanto io ci tenga a Doom. Però per dirti, ti faccio vedere giusto due cose della collezione di Doom. Questa è questo che ho finito pochi giorni fa. Infatti se vai sul mio canale, negli ultimi video c'è... ho giocato a Doom 64 in blind run, perché purtroppo mi mancava, non l'avevo mai finito, con una mod che l'ha resa ancora più figo di quello che già è. Oddio, ho cambiato i tuoi piani. No, non hai cambiato nulla, ho messo la telecamera perché te lo dovevo dire, capito? Cioè proprio, se non lasci un follow a sto canale, perché hai detto preferisci Doom, se non lasci un follow a sto canale, secondo me fai uno sbaglio, però va bene lo stesso. Io ci ho provato, insomma, ecco. E ti dico, mi deve arrivare la collector di Doom Eternal, la sto aspettando, insomma, che esca. Quello che dici tu, Doom con add di livelli, forse l'ho trovato, però la signora che ce l'ha in vendita su Facebook, eccolo là, il follow. L'anima è mia. Grazie Daniele, grazie. Benvenuto allora, perché veramente sei nel canale giusto, è il mio gioco preferito Doom, quindi su questo ci intendiamo benissimo. E dicevo, la signora che ce l'ha in vendita su Facebook, che l'ho trovato su Facebook, io ho scritto mentre parlavamo, poi a un certo punto mi ha detto che praticamente lei è andata cioè è finita in ospedale, non so cosa abbia, mi dispiace per lei. Ho detto vabbè, si rimetta, faccia le sue cose, poi quando uscirà mi faccia sapere. Come faceva a saperlo? No, figurati, non avresti mai potuto saperlo, però, capito? Cioè, quando hai detto sta cosa di Doom... Scusate questo fuori onda, diciamo, perché ho questi gameplay che faccio, li metto sul canale YouTube. Scusate questo fuori... Qua da dove sono venuto? Ma era doveroso farlo, il bello della diretta è anche questo. Allora... Devo andare qua... Questa però mi sa che non si apre. Quindi se hai voglia di vedere poi quando uscirà la collector di Doom Eternal, resta sintonizzato, se ne parla il mese prossimo, quindi un abbondante 2 mesi,
Se chiaramente a me la collector arriva per tempo, perché io purtroppo quando ordino i retail non mi arrivano mai in tempo. Calcola che sto aspettando, non so se lo conosci, Ion Fury. Sto aspettando ancora che mi arriva la Founders Edition. Fate, l'ho visto che c'era una pietra, come si va? Una di quelle che si spostava. Tipo Doom, no, è tipo Duke Nukem 3D. Infatti, quello è fatto da 3D Realms. Però vabbè, sì, diciamo che siamo nel genere FPS old school. Però là c'è quella pietra. Io come faccio ad andare lì? Mio Dio, che fastidio. Questo non si gira. Fammi vedere, ma non è che devo continuare a premere qua. You're all free. Now come get some. Now come get some. C'era anche sua amica Doom? Guarda, io sto puntando per amica perché non sapevo che ci Eureka! fossero ai Mortal Kombat. Ho visto che costano poco, quindi. Che è questo? Ah, yeah! Vulnerabilità. Vabbè, non mi serve. Gloom. Ah, Gloom proprio. Pensavo avessi sbagliato a scrivere. Ma non lo conosco. Ma è sempre un FPS? Non mi fido di queste cose messe qua. Questa puzza di arena fight, boss fight qui. Porca puttana, mi hanno massacrato. Ah, qua mi sa che ci voleva l'invulnerabilità. L'hai fatto tu questo long play? C'è solo per Amiga? Perché purtroppo l'Amiga non ci proprio non la conosco, zero totale. Ma io mi devo mettere i calzini, mi si stanno a congelare i piedi. Mortacci di sto tempo. Io invece, se vuoi seguire, ti consiglio di seguirmi anche sugli altri social. Guarda, te li metto tutti. Se ti va, sempre se ti va, ti consiglio di solo sua amica. Ah, e allora mi sa che non riuscirò mai a giocarci perché io ho di amica proprio zero totale. Lo sto vedendo ed è fighissimo. È veramente come Doom più o meno. Cazzo, è una figata davvero. In emulazione potresti. Il problema è che io di amica non so nulla neanche di emulazione. Cioè proprio zero zero totale. Comunque, se mi segui anche sugli altri social, soprattutto Facebook e Telegram, saprai quando avrò la collector sicuramente. Quindi, se ti va. Ma qua, se non sbaglio, avevo lasciato un matite. Meglio di niente.
Ooh, that hit the spot. Devo provarci perché l'ho visto. È veramente una figata. Io invece ti consiglio su YouTube. Lo so, è un altro social, Dupale questo che vuole. Di vederti l'ultimo, almeno l'ultimo video di Brutal Doom 64. È veramente figo. Figo. Oh, che cazzo era sì così. Ah, sono i nemici. Madonna, quanto li schifo sti nemici qua. Come on. Culo. Vaffanculo, morite, oh. Porco Giuda. Montri di novembre da paura. Cosa c'è? Cosa c'è? Informami, informami. Dica, dica. Io di montri da quando sono usciti ne ho comprato uno solo. Non mi ricordo più manco qual era. Bella merda. No, che cazzo! Cazzo, quel Gloom era veramente una figata, porca miseria, mo' mi hai fatto... Allora, cosa c'è in questo? Mi sa che arriva fino a lì. Boh, ma mi sono scassato, quindi non conviene. Allora. Vabbè, ma allora sto gioco è fatto veramente perché devi rompere il cazzo. Che miseria. Che poi mi ricordo questo qua sulla PS1 lo completai perché mi misi il jetpack infinito. Che era un cheat molto ambito quello lì. È sicuramente il più utile. Che mo qua col jetpack infinito. Andavi. Insomma. Senza proprio scassarti le palle a fare tutti questi salti. Thank you.
ho sbagliato il santo. È sparito Palp. Palp! Hai detto Stumble, ce lo vuoi dire? Mannaggia Gesù. Scusate, ma mi è uscita la bestemmia, perché veramente... Non è possibile che hai mezzo metro e cadi in sto gioco. Equilibrio di una scimmia, cioè. Magari. Ah, F1, possiamo andare. Ancora dentro, voi. That's one hell of an AC unit. One of these things is not like the others. Suck my boomstick. Immaginate finire questo gioco senza i quick save. Aia, aia, vabbè però, che cazzo. Ma proprio togliermi la vita gratis. Ma fare in culo mai di merda. That's one hell of an AC unit. Vabbè, pure io non l'ho mai preso, però dire odiare mi sembra eccessivo. Ho preso una volta che mi ricordo che c'era. Ah, Hellblade Xenon Sacrifice. Sì, mi sono ricordato. Dai, clicca qua. Non clicca. Sempre odiato i bundle a scatola chiusa. Ma dov'è questo che spara? Fessi soldi. Come on. No, non è uscito scritto. Ma stavolta non resisto. Ah, allora, Call of Duty World War 2, Crash Trilogy. Spyro Trilogy? Oh mio Dio! Cazzo, questo è da prendere proprio durissimo. Te che te manca pure Crash, ha fatto proprio jackpot.
Merda, però, solo 7 euro su PayPal. Porca puttana. Fino al 3 novembre voglio di fare. Morto. Io non capisco perché parte storto il salto. Oh, Madonna benedetta. E che cazzo. Oh, ti ricordavi che questo c'aveva la Holy Grenade? Holy Hand Grenade? Oh, mi hai messo la curiosità, fammi andare a vedere. Certo che un COD in un bundle... Cazzo, però Spyro mi interessa, io voglio giocare live. C'ha la miseria, non ce la faccio con i soldi. Pure io amo, però... Pure io amo sto gioco, però becchiato proprio veramente male, eh. Se ci vuole a forza la pep bomba. Ma che sei impazzito. No vabbè, non c'ho parole, vabbè. I feel good. Ora non riesco a finire. Vabbè, che i quick save si può finire. Con i quick save però.
devo solo abbassare questa cosa. Non per la difficoltà, per il gameplay forse dici. Per noia? Ma non è noioso. È un po' dispersivo a volte, però non è noioso. This'll clean up the toxin in no time. Ignition. I'll blow you a new hole. Oh yeah. Ti faccio un nuovo buco. A te annoia. Good riddance. This place reeks of death. Ok, mo salvo, raga, e spengo perché basta. Poi ci vediamo dopo scena con Resident Evil 7. Say your prayers, I'm coming to get you. Ah, ce n'iamo. Sì, scaldala poco. Voglio vedere un attimo, se non mi sbaglio. Non vorrei che quello fosse tipo l'ultimo livello. Sì, no, vabbè. No, ma che? No. Vabbè, raga, io chiudo questo gameplay. Torno subitissimo e poi ci vediamo dopo cena.